Ciao a tutte e a tutti e buona continuazione del lavoro. Io provo a dire due o tre cose che sono, diciamo, state dette già, però riprenderle con qualche proposta. Effettivamente, diciamo, questa discussione che avete fatto, che è in corso, è molto ricca e quando siamo entrati il primo intervento era, diciamo, quello delle compagne e a me è venuta in mente sulla questione, diciamo, legata alle questioni di genere, una situazione complicata vissuta in azienda. Come dire, il capo della fabbrica molestava un'impiegata e al tempo che non c'erano telefonini o altro, io mi sentivo due squilli, cessavano gli squilli, uscivo dal mio ufficio da delegato, andavo al magazzino e in qualche modo piantonavo l'impiegata che non voleva essere molestata dal capo officina, che nel frattempo aveva cacciato il capo reparto, che ovviamente era un sottoposto e doveva subire questo. Non so quante cose succedono ancora nelle aziende, ma sicuramente sono tante se quello che vediamo fuori, e quindi questo aspetto dal punto di vista sindacale non è facile da affrontare, ma certamente è un elemento su cui dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare il modo per farlo emergere. Io non so bene quale possa essere, diciamo, sulla salute si fanno delle inchieste, si fanno delle cose, si fanno le assemblee, è complicato anche sulla salute quando arrivi a dirgli prendi i medicinali per lo stress perché non dormi, anche lì la gente non risponde facilmente. L'altro argomento sicuramente è più complicato e quindi è un elemento su cui noi dobbiamo cercare di trovare il modo per fare un passo avanti. Su questa questione noi abbiamo provato e proponiamo, insomma, di lavorarci. Il differenziale economico è stato citato negli interventi ed è una questione rilevante. Solidair, nei testi loro, dicono arriviamo alla parità in quanto tempo, cercano di dire una roba, adesso la traduco male, se la differenza è il 15 o il 36% sulla pensione, come si fa a intervenire? Nei contratti, chiedendo che nella contrattazione aziendale, che nei contratti venga stabilito di colmare le differenze in un certo tempo. Bisogna trovare un modo per far emergere questa cosa e il rapporto di parità che adesso viene fatto per ogni azienda che ha più di 50 dipendenti rende evidente la differenza uomo-donna nello stesso livello. Poi le motivazioni possono essere tante, non è così semplice e automatico, però è un pezzo di intervento che noi contiamo di continuare a fare e di svilupparlo anche con altri. Io diciamo che sulla questione delle pensioni, prima la compagna diceva abbiamo fatto una grande lotta, abbiamo perso. Probabilmente il risultato di Solidair che si amplia, che acquisisce iscritti e pesa di più, vuol dire che la gente ha imparato che la lotta può e deve essere fatta. Poi i risultati, come al solito, non sono così automatici e non si vince sempre. Però questa questione qui dei pensionati, lo dico perché noi stiamo partecipando con altri a una specie, adesso, dire intersindacale è troppo poco ed è sbagliato, però il tentativo è far nascere nelle varie realtà gruppi di pensionati che intervengono per, uno dice, frenare, per contrastare quello che sta succedendo. Questa cosa va fatta anche nelle aziende, perché i dati che si citavano sulle donne valgono anche per i maschi. Cioè, se oggi scegliamo un lavoratore che è andato in pensione quando avevi 35-40 anni, oppure adesso che va con l'anticipata, quindi viene taglieggiato a seconda dell'aspettativa di vita che gli hanno scritto, e abbiamo l'Organizzazione Mondiale della Sanità che dice che a 45 anni si è anziani, a 55, e quindi loro dicono, dal punto di vista dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quelle età sono età in cui certi lavori uno dovrebbe smettere di farli, dovrebbe lavorare meno, bisognerebbe intervenire. Questa situazione è una situazione che comporta il fatto, la proposta può essere studiare i materiali che Solidair ha proposto o la CGT in Francia, sono abbastanza simili, sono sindacati diversi, però noi dobbiamo in qualche modo mettere insieme chi ci sta, e la rivista Lotte dei Pensionati, che era nata tra i ferrovieri,
cambierà pelle, diventa Pensionati Uniti, perché era già registrata così 20 anni fa, quando Gallori e altri pensavano di mettere in pista un ragionamento unitario sui pensionati. Ci si riprova, lui adesso ha 86 anni, altri non ce l'hanno quell'età, però il problema è rimasto ed è di tuttora, diciamo, un elemento su cui noi pensiamo di lavorare. Ovviamente la proponiamo anche ad altri, perché questo è un pezzo di cose che vanno fatte. Due robe su alcune cose che stiamo facendo insieme. Sulla questione degli operatori sociali faccio una battuta. Noi abbiamo messo insieme negli anni, con COPS Lavoro Privato, CLAP, piuttosto che SGB, noi sia il COBAS ADL, un gruppazzo. A un certo punto, oltre allo sciopero che citava Federico, abbiamo provato a dire: questo contratto che noi abbiamo elaborato, quindi una proposta alternativa, vi piace o non vi piace, sui social. L'abbiamo lanciata insieme, poi ci siamo persi di vista, ci siamo dedicati a fare le cose concrete di ognuno. Risultato che, riguardandola recentemente, si è scoperto che eravamo a 1000 quando abbiamo guardato le adesioni, siamo a 3000, probabilmente persone che andavano organizzate, solo che 5 sindacati che lavorano in modo diverso, con una rete non strutturata. Questi 2000 che si sono aggiunti, lo sa Dio chi sono, non lo sa nessuno, non c'è una mail per rintracciarli. Quindi anche questo lavoro, che dà l'idea che c'è insoddisfazione anche tra gli operatori sociali, e 3000 non li mette insieme nemmeno CGIL e CISL, neanche, non so quanti iscritti abbiano, ma è un settore dove c'è poca sindacalizzazione. Allora, su questo bisogna un po' ripensare come lavoriamo, su come mettere in pista delle cose. Due vertenze che abbiamo fatto recentemente, in parte con il SICOBAS a Modena, in parte in un'altra che investe un'azienda che è qui presente, insomma, Treda ad Angiari, Stena si chiama. Noi, il padrone ha 3 aziende in Italia. Noi siamo partiti da Carpi perché ci hanno chiesto una mano, abbiamo fatto le RSU con il SICOBAS, la maggioranza ce l'aveva il SICOBAS lì. Abbiamo fatto una contrattazione che ha, diciamo, tirato, lo firmeremo lunedì, martedì, però cancellato dal premio di risultato la presenza. L'ha fatto diventare uguale per tutti e abbiamo aggiunto 50 euro più 20 di salario fisso, di premio fisso in busta paga. È poco, è tanto, è evidentemente una cosa in controtendenza, perché e non è assorbibile neanche secondo il contratto di Landini del 2016 dei metalmeccanici, lì sono metalmeccanici. Ora, questa esperienza ovviamente ad Angiari, dove sono, hanno invece legato alla presenza, loro avrebbero 2003 all'anno, però poi mi diceva il compagno che qualcuno ne ha presi 1003, quindi in realtà se si toglie di mezzo la presenza, che discrimina i malati veri, e quindi noi siamo per cancellarla, siamo per fare una campagna per togliere di mezzo dappertutto. Evidentemente non è una cosa che si può ottenere da un giorno con l'altro, l'abbiamo fatta lì, l'abbiamo fatto anche a Gigi Salumificio in un altro posto con un miglioramento. Ora, ci sono piccole cose che possono succedere lavorando e conoscendo la situazione. In questa situazione qui, naturalmente, diciamo, il vantaggio è mettere insieme attivisti, delegati eletti dai lavoratori e coordinando i sindacati al di là della tessera di uno dell'altro. Quindi da questo punto di vista, insomma, noi abbiamo avviato modestamente, per le forze che abbiamo, però dei percorsi che credo possano essere e debbano essere rilanciati. Tra le tante cose, una battuta sul TPL. Noi abbiamo dato la nostra sigla anche a quelli della CUB Trasporti, Trasporto Pubblico di Savona. Sul piano contrattuale non hanno fatto granché e non hanno seguito l'andamento degli scioperi, del coordinamento di cui parlava prima il compagno, però lì si sono messi di buzzo buono sulla sicurezza. L'altro anno gli hanno messo diciamo l'intervento sui condizionatori, 18 mezzi fermati durante l'anno e investimento, adesso hanno puntato sulle gomme e l'azienda ha dichiarato che farà 1 milione di euro di investimenti, cioè i politici hanno deciso che era bene mettere mano al portafoglio, perché altrimenti, diciamo,
puntando sulla sicurezza e cercando di ottenere dei risultati su quello, indirettamente garantisce anche l'occupazione. Cioè hanno perso di vista quello che tutti i compagni di sinistra dicono, che bisogna privatizzare almeno il 10% delle aziende pubbliche. Un minuto, finisco. E questa cosa qui non è successa perché ovviamente sono dovuto occupare di altro. Allora, queste cose qui sono cose che possono capitare grazie al fatto che qualcuno si mette in coordinamento, e ovviamente non è diciamo solo questo. Faccio due proposte e poi chiudo. Noi sui contratti dell'auto che sono successi in America, Ford e altro, senza incensarli, abbiamo raccattato Ezio Boero che ha scritto una cosa, Felice Mometti che ne ha scritto un'altra. Felice Mometti peraltro sarà in Italia fino al 10 di gennaio, e quindi la nostra ipotesi che gli abbiamo fatto è, se interessa anche ad altri, promuovere insieme un dibattito su questa cosa il 9, prima che lui parte, di gennaio. L'altra proposta è quella sullo stress da lavoro correlato. Il nostro compagno che ci dà una mano è Claudio Mendicino, che alcuni hanno già incrociato perché un po' di anni fa avevamo fatto un'inchiesta insieme, Pensa alla salute, tra Padova e Milano, insomma, sia il COBAS ADL. Sullo stress è possibile fare un'assemblea online, insomma, che calendarizzeremo anche quella a gennaio, quindi eventualmente, insomma, su queste cose è possibile, con chi è interessato, insomma, cercare di socializzarle. Grazie, buon lavoro.